Buongiorno a tutti, in realtà proseguo il ragionamento fatto dal Presidente del Direttore Generale, scendendo più diciamo, nel concreto dei numeri, dando un approccio anche se volete quantitativo all'impegno dell'Istituto alle attività del sistema. Dopodiché era prevista proprio una discussione nell'ottica proprio di, come dire, di condividere questo tipo di argomentazioni e secondo me vedo qui vari colleghi del tavolo tecnico, appena finiscono loro sono liberissimi di intervenire, di integrare, di completare le considerazioni sulle attività che io farò ovviamente a volo di uccello, anche perché loro poi hanno sicuramente una conoscenza più specifica delle diverse tematiche e dei diversi argomenti. Qui riassumo questa slide, l'avete già visto, le otto tematiche, ma diamo un po' di numeri, perché secondo me sono queste le informazioni importanti. Allora, prima area tematica, formazione del dato. I colleghi ISPRA che coordinano sono Gabellini e Gaudioso, c'è anche il contributo nel coordinamento dell'ARPA Piemonte nella figura di Gianmario Nava. Ci sono 5 gruppi di lavoro attivati, più uno in via di formazione. Quali sono le risorse umane? Ecco, diamo qualche dato quantitativo. Ci sono 12 colleghi ISPRA come componenti nei gruppi di lavoro e 9 ISPRA che avevano dato la disponibilità a collaborare alle attività e che quindi diciamo, sono potenzialmente disponibili per dar luogo proprio ai tavoli che, sono questa, che hanno questa funzione fondamentale di cinghia di trasmissione tra appunto, attività diciamo, del sistema e attività di ISPRA. 57 colleghi delle ARPA come componenti nei gruppi di lavoro e 39 come riferimenti. Che vuol dire riferimenti? Già il direttore ha detto che nel precedente piano triennale alcuni prodotti che erano stati fatti dai gruppi di lavoro, di solito nei gruppi di lavoro non partecipano tutte le agenzie, partecipano un certo numero di agenzie. Una volta licenziato il prodotto, le agenzie che non hanno partecipato hanno rilevato delle criticità, magari delle incompatibilità con gli assetti normativi della regione di riferimento, eccetera, eccetera. Allora, proprio per evitare questo tipo di inconveniente, accanto ai componenti dei gruppi di lavoro, le ARPA che non partecipano attivamente ai gruppi di lavoro nominano dei riferimenti per il gruppo di lavoro in oggetto, che sono, come dire, dei contact point che vengono puntualmente informati delle attività del gruppo di lavoro. Questo significa che se c'è qualche criticità, qualche incompatibilità, qualche incongruenza, si rileva durante il corso del lavoro e non alla fine. In questa maniera, diciamo, la speranza è di non incorrere o di minimizzare, diciamo, di incorrere in inconvenienti con un prodotto fatto che poi si scopre che qualche ARPA dice no, a me questo prodotto non va bene per questi e questi motivi. Non so se è chiaro. Quindi il discorso dei riferimenti, che è una novità di questo piano triennale, ha proprio questo senso, lavorare in maniera più efficiente anche in corso d'opera, affrontando eventuali criticità in corso d'opera e non alla fine del percorso, quando magari è troppo tardi, si è capitalizzato lavoro, si sono capitalizzate energie e poi ci sono delle ARPA che alzano il dito e dicono però questo prodotto è incompatibile con la mia situazione. Quali sono gli obiettivi specifici dell'area 1? Si parla sostanzialmente di metodi analitici e di rilevazioni, con riferimento alle acque interne, superficiali sotterranee, al mare, ai diversi diciamo, settori ambientali. I prodotti attesi sono di conseguenza rapporti, linee guida, norme tecniche e procedure. Area 2, a questo punto lo schema è chiaro, io darò dei numeri con riferimento alle varie aree. Monitoraggi. I coordinatori ISPRA sono Arro e Bussettini, Massimo Blonda dell'ARPA Puglia, direttore tecnico, dà il contributo per le ARPA. I gruppi di lavoro attivati attualmente sono 2, abbiamo 4 colleghi di ISPRA come componenti nei gruppi di lavoro, 3 ISPRA disponibili per i tavoli, cioè 3 ISPRA che avevano dato disponibilità nei gruppi e che quindi potenzialmente possono partecipare ai tavoli. Ci sono 23 colleghi ARPA-APPA, più 20 come riferimenti nei gruppi di lavoro. A questo punto abbiamo capito cosa significa riferimenti. Quali sono gli obiettivi dell'area 2? Messo a punto di criteri per la gestione delle reti di monitoraggio ambientale, sostanzialmente nei diversi comparti ambientali. Lo scopo è quello di omogeneizzare il rilevamento, di standardizzare bene le misure, anche ai fini
del tormentone dei lepta che sono già stati menzionati e che diciamo sentirete varie volte. I prodotti attesi sono linee guida e norme tecniche. Area 3, controlli per Ispra, Pini e Pascarella, per le ARPA Rossana Cintoli di ARPA Lazio. Ci sono 9 gruppi di lavoro, 23 colleghi Ispra come componenti nei gruppi di lavoro e 61 potenzialmente disponibili per i tavoli. Le ARPA partecipano con 98 componenti e ci sono 91 riferimenti. Vedete che i numeri sono importanti, insomma. Gli obiettivi sono criteri per la programmazione e per l'effettuazione dei controlli previsti dalle normative ambientali vigenti, quindi autorizzazione integrata, autorizzazione unica, rischi di incidenti rilevanti, rifiuti, terre, rocce da scavo, siti contaminati e chi più ne ha e più ne metta, funzionali anche alla definizione di questi famosi livelli essenziali. I prodotti attesi, linee guida, norme tecniche e software. Per esempio, c'è un software che è stato messo a punto dal sistema delle agenzie che aiuta la programmazione delle ispezioni e quindi a, come dire, eseguire meglio una funzione fondamentale del sistema delle agenzie. Area 4, valutazioni, i colleghi ISPRA sono Ricchiuti e Astorri, per le ARPA c'è Andrea Poggi, direttore tecnico dell'ARPA Toscana, 11 gruppi di lavoro, 26 ISPRA come componenti, più ci sono 24 ISPRA potenzialmente disponibili per i tavoli. 106 colleghi delle ARPA coinvolti in questi gruppi e 69 come riferimenti. Gli obiettivi, parliamo di valutazioni, quindi sono messa a punto di strumenti valutativi, si va dalla modellistica alle banche dati, agli inventari, a quant'altro, in diversi ambiti, dai rischi di incidenti rilevanti alla quintena, siti contaminati, campi elettromagnetici, mare, eccetera, e per la formulazione di pareri istruttori e l'armonizzazione dei quadri prescrittivi e delle azioni di monitoraggio in ambito di VIE e di VAS. Spendo una parola su questo perché ci sono coinvolto direttamente. Teniamo conto che negli ultimi anni il numero di prescrizioni nei decreti di VIE e di VAS che coinvolge direttamente il sistema delle agenzie sta crescendo esponenzialmente. Questo significa che il sistema delle agenzie è sempre più pesantemente chiamato a fare monitoraggi ambientali o a fare verifiche di ottemperanza in prescrizioni di VIA. Spesso una stessa prescrizione viene affidata ad ISPRA e all'ARPA competente territorialmente, allora bisogna coordinarsi. Mi viene in mente una cosa importante come il cunicolo della Maddalena, sto parlando dell'alta velocità Torino-Lione, tanto per intenderci, no? In cui ISPRA e l'ARPA Piemonte insieme devono fare le varie verifiche e i vari monitoraggi. Voi capite che c'è un problema fondamentale di coordinamento per evitare diseconomie e per evitare anche contraddizioni, per evitare anche contraddizioni nelle valutazioni. Quindi è fondamentale, come dire, mettere a punto delle modalità di comportamento armonizzate e omogenee, in cui tutti sanno quello che fanno tutti. I prodotti attesi sono linee guida, norme tecniche, banche dati, manuali e software. Area 5, strumenti di reporting, Giunta e Brini per l'ISPRA, Bruno Bove per l'ARPA, per il sistema delle ARPA. I gruppi di lavoro sono 7, ci sono 22 colleghi ISPRA coinvolti nei gruppi di lavoro, 8 colleghi ISPRA potenzialmente disponibili per partecipare ai tavoli, 50 colleghi delle ARPA come componenti e 97 come riferimenti nei gruppi di lavoro. Gli obiettivi dell'area 5 sono sostanzialmente la creazione e la condivisione di standard per la produzione dei rapporti di sistema, cioè le regole per produrre in maniera omogenea e armonizzata i prodotti di, i rapporti di sistema, quindi stato dell'ambiente, compendi statistici, ambiente urbano, rifiuti, aria, acqua, eccetera, controlli fondamentali, in un'ottica di omogeneizzazione e complementarietà, quindi essenzialmente diciamo linee guida o rapporti che dicono come va fatto il rapporto periodico. Quindi se volete l'area 5 è funzionale all'area 6, che è quella proprio di produzione di report. I coordinatori ISPRA sono la RAI e Cipolloni e per le ARPA c'è Paolo Rocca dell'ARPA Veneto. L'area 6 è fatta esclusivamente di reti di referenti, cioè diciamo, ogni prodotto viene partecipato da tutte le ARPA più ISPRA. Le risorse attualmente coinvolte sono 13 di ISPRA per quanto riguarda i componenti, ci sono altre 7 diciamo, risorse ISPRA disponibili per i tavoli e 126 colleghi delle ARPA come componenti nelle reti di referenti.
Gli obiettivi di quest'area sono la produzione di rapporti di sistema, di solito sono rapporti periodici. Attualmente esiste un prodotto di sistema che è il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, che ormai da qualche anno viene proprio editato come rapporto di sistema, ma si parla di altri rapporti come il compendio statistico, dati indicatori ambientali, come i rifiuti, l'aria, qualità delle acque, controlli ambientali e quant'altro. Ovviamente propedeutico alla realizzazione di questi prodotti è la realizzazione di linee guida e di standard per dire come questi prodotti devono essere realizzati. Ultima area tecnica è l'area 7. Curcuruto e Balsamo, sono i coordinatori per ISPRA, mentre, come diceva il direttore, per quanto riguarda le ARPA c'è questo GIPM, questo gruppo formato da 5 ARPA, Liguria, Sicilia, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ci sono 6 gruppi di lavoro e 2 reti di referenti attivati in questa area. Ci sono 26 colleghi di ISPRA come componenti nei gruppi di lavoro nelle reti referenti. Ci sono 9 colleghi di ISPRA potenzialmente disponibili per i tavoli. Sono 73 i colleghi delle ARPA coinvolti come componenti e 76 come riferimenti. Gli obiettivi specifici di quest'area 7 sono ridurre sempre più le differenze tra i prodotti forniti dalle diverse agenzie nei diversi ambiti, attività analitiche, incertezza delle misure negli intorni dei valori limite, monitoraggio sostanze prioritarie, attività di controllo, flussi standard di trasmissione dati, laboratori di eccellenza e di riferimento, standard per la comunicazione delle previsioni meteo, procedure di registrazione EMAS, GPP e quant'altro. Capite che è un'area particolarmente ricca di problematiche. I prodotti attesi, norme tecniche, linee guida e software. Quindi complessivamente, ecco, questo dà un pochino una visione di sintesi delle risorse. Ci sono 47, 41 gruppi di lavoro operativi per quanto riguarda il piano triennale, aree tecniche, quindi 1-7, 8 reti di referenti, 120 unità di personale ISPRA più 70 disponibili, il 190 unità di personale di cui parlava il Presidente, e circa 1.000, i numeri sono arrotondati perché tra l'altro la situazione è dinamica, cioè ci sono sempre delle modifiche barra proposte da parte delle ARPA e anche qualche aggiustamento da parte dell'Istituto, però sono circa 1.000 l'unità di personale delle ARPA coinvolte in questa attività, quindi questo vi dà proprio la dimensione dell'impegno in termini di risorse e di competenze che il sistema dà al programma triennale 2014-2016. E non abbiamo parlato dell'area 8, attività integrate di tipo strategico. Allora, mentre le 7 aree sono già di fatto operative, poi vi darò qualche dettaglio in più sullo stato di avanzamento dei lavori, sull'area 8 stiamo avviando le attività. Si prevedono 16 gruppi di lavoro più 2 reti di referenti. Diciamo che lo schema dei gruppi di lavoro, è stato finalmente definito dopo una faticosa interlocuzione tra, diciamo, l'ISPRA e le varie ARPA-APPA. Si è nella fase della raccolta delle candidature da parte delle ARPA-APPA per quanto riguarda la costituzione, appunto, dei gruppi di lavoro e delle reti di referenti. Quali sono gli obiettivi specifici? Ne ha accennato già il direttore generale di quest'area 8, che ricordo è di competenza del Consiglio federale, proprio perché tratta aree ritenute strategiche dal sistema. Omogeneizzazione dei fondamenti dell'azione delle agenzie sul piano nazionale, quindi l'EPTA, ambiente e salute, qualità, gestione emergenze antropiche e naturali, comunicazione e sicurezza, formazione permanente, Information Communication Technology, CUG e chi più ne ha più ne metta. Avete capito che questi sono temi che ovviamente, come dire, sono un po' la cartina di tornasole del sistema e come tali i direttori generali non delegano al CTP queste attività, ma vogliono essere loro direttamente a gestire questo tipo di funzioni. I prodotti attesi sono i soliti rapporti, linee guida, norme tecniche, corsi di formazione, software. Questo vi ha dato il quadro un po' più di dettaglio delle 8 aree su cui si articola il piano triennale. Ma adesso andiamo a vedere come stiamo messi come attività. Allora, nel 6 febbraio scorso sono stati approvati i piani operativi di dettaglio dei gruppi di lavoro per le aree tematiche 1-7. Qui c'è un refuso, le reti di referenti non hanno fatto piani operativi di dettaglio.
E quindi c'è stato proprio l'avvio delle attività per la realizzazione dei prodotti di questo piano triennale, la prima tranche, perché vi ricordo che questi gruppi, diciamo, di solito terminano le loro attività nel giro di un anno e mezzo, tranne eccezione, dopodiché vengono attivati altri gruppi. E si dà grande attenzione alla tempistica, si dà grande attenzione, diciamo, anche alla revisione in corsa di queste attività. Si comincia a parlare nell'ambito del sistema di come dire, programmazione scorrevole. Perché? Perché una volta fatto un piano operativo di dettaglio, nel momento in cui si lavora, può darsi che sorgono esigenze di cui non ci si era resi conto all'inizio o che comunque sono sorti perché il contesto cambia, il contesto è molto dinamico. Allora, questa revisione scorrevole delle attività e quindi dei piani operativi permette di tarare sempre più e sempre meglio i prodotti. Concretamente il 25 marzo, se non sbaglio, faremo una nuova riunione del Comitato Tecnico Permanente in cui si farà un punto della situazione per quanto riguarda le attività operative nelle aree 1-7 ed eventualmente se si deve fare qualche piccolo aggiustamento ai piani operativi si farà, nell'ottica appunto di una grande flessibilità ma anche di una grande concretezza e operatività. Fare cose rapide e fare cose che servono al sistema. È stata fatta una pagina web per il sistema nazionale e ringrazio Mimmo Orroni per essersi resa istantaneamente disponibile a mettere nella home page questa pagina in maniera tale che i cittadini, visitando il sito ISPRA, possono anche cliccare su questa strana sigla SNPA e capire cos'è il sistema delle agenzie. Attualmente stiamo riorganizzando con i colleghi appunto del Dipartimento dottoressa Morroni questa pagina per dare più visibilità e più trasparenza a vari documenti. Peraltro i documenti del piano triennale però sono disponibili in intranet, sicuramente alcuni di voi li avranno avuto modo di vederli. Abbiamo fatto, diciamo, abbiamo intendo io e i colleghi dello staff della Presidenza, abbiamo incontrato, diciamo, le coppie di coordinatori delle aree tematiche 1-7 ISPRA, ce ne manca solo una, l'area 6, prevediamo di incontrarci nei prossimi giorni, ma lo dico non perché, perché è importante parlare, capire, anche perché in queste coppie di coordinatori ci sono delle memorie storiche che quindi hanno un patrimonio di conoscenze, di esperienze che possono travasare, ci sono invece persone che sono subentrate adesso e che quindi hanno, come dire, un elemento di novità all'interno di questo organismo. Stiamo incontrando tutte le ARPA APPA, finora abbiamo incontrato Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Campania, il 27 andremo a visitare l'ARPA Liguria, poi andremo in Umbria, piano piano, compatibilmente con le scarse risorse economiche, quindi in economia, visiteremo tutte le ARPA APPA e vi assicuro che anche questo è fondamentale perché andare lì, chiacchierare in maniera libera, capire quali sono i problemi in situazioni estremamente disomogenee, perché un'ARPA come la Lombardia è molto diversa da un'ARPA come la Basilicata, ci fa capire meglio la complessità delle sfide che abbiamo davanti. Proprio nell'ottica di quello che diceva il direttore, perché noi abbiamo comunque una funzione di coordinamento. Quali sono le attività nell'immediato futuro? Ecco, l'ho scritto grosso, la costituzione dei gruppi di lavoro e delle reti di riferimento e avvio dell'attività dell'area 8, questa ormai è la priorità. Noi siamo partiti per le aree 1-7 a fine settembre, Presidente e Direttore mi hanno detto Mario, adesso tu devi far partire le attività. Benissimo, le abbiamo fatte partire per l'area 1-7, adesso bisogna farle partire anche per l'area 8. Questa è la grande priorità che abbiamo. Dopodiché, attività di comunicazione e di informazione delle attività e dei prodotti di sistema, anche con i social network in prospettiva. Presso i diversi stakeholder, soprattutto il MAT, mi è stato detto, dobbiamo migliorare la comunicazione col Ministero. Dobbiamo far capire che le attività del sistema sono utili e quindi dobbiamo anche in qualche modo capire quali sono le richieste del Ministero. Quindi comunicazione in Italia, anche funzionale ovviamente alla definitiva approvazione, diciamo, della nuova legge dell'istituzione del sistema nazionale. Io credo che però bisogna fare anche attività di informazione in Europa. Noi facciamo parte dell'Unione Europea, esiste un'Agenzia Europea per l'Ambiente, quindi è bene che il sistema, una volta che si è, diciamo, sufficientemente
armonizzato si presenti con una voce unica in Europa. Questo, la mia sensazione è che per ora non stia avvenendo. ISPRA è presente in Europa, sono presenti in Europa anche varie agenzie, però in ordine sparso. Sarebbe bello che invece il sistema si presentasse in Europa in maniera omogenea. Io ho delle esperienze anche, diciamo, nel mio passato professionale un po' paradossali. Quando diciamo, ero stato chiamato a occuparmi di problemi inerenti alla qualità dell'aria, mi ricordo che bisognava presentare in Europa la situazione relativa appunto ai superamenti nel territorio italiano. Il risultato era che si mandavano 20 rapporti, perché tutte le regioni mandavano un rapporto relativo ai superamenti. E l'Europa ci diceva: ma io ne voglio uno per l'Italia, mandatemene uno. Non era possibile. Non era possibile. Quindi questo vi fa capire, adesso non so qual è la situazione, ma ai miei tempi c'era questo paradosso, cioè il Ministero dell'Ambiente, l'APAT allora, non riuscivano a far sì che l'Italia mandasse un unico rapporto alla Commissione Europea, se ne mandavano 20. Questo vuoi capire che anche a livello di immagine non è esattamente il massimo. Nell'immediato, e guardo ancora una volta la dottoressa Morroni, dovremo fare il sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente anche in lingua inglese, è fondamentale se vogliamo parlare all'esterno dell'Italia. Mi avvio alla fine, così poi se volete facciamo, diciamo, un minimo di dibattito in maniera molto serena. Quali sono le sfide all'interno di ISPRA? Migliorare la capacità di lavorare in gruppo, e qui non si finisce mai di migliorare. Quello che migliorare la capacità di lavorare in maniera autenticamente interdisciplinare. Io da alcuni anni, come sapete, mi occupo di VIA e di VAS, e ho scoperto che in ISPRA ci sono delle competenze eccezionali. Il problema è l'interdisciplinarietà, cioè il mettere insieme queste competenze e far sì che si complementino in maniera tale da non lasciare nulla, che non ci siano vuoti o che non ci siano sovrapposizioni incompatibili, che è la sfida della interdisciplinarietà. Però piano piano ci si abitua, ma è una sfida che non si finisce mai di cogliere pienamente. Migliorare la propensione a fare circolare l'informazione e a rendere tracciabili i processi. Spesso mi capita di parlare con dei colleghi e mi dicono: ma io di questa cosa non sapevo nulla, no? Allora, facciamo circolare l'informazione. Questo seminario ha questo scopo. Informiamo i colleghi che esiste questo ambaradam, questo discorso, no? Che è un discorso importante, che è un discorso strategico. Tutti in ISPRA devono essere messi nelle condizioni di sapere queste cose. Altra cosa, rendere tracciabili i processi, in maniera tale che uno sappia cosa ha fatto l'altro e non ci siano ancora una volta malintesi o incompatibilità o incongruenze. Migliorare la visibilità delle attività e dei prodotti del sistema in ISPRA e la loro fruibilità. Li utilizziamo in ISPRA i prodotti fatti nell'ambito del piano triennale precedente? Che uso hanno questi prodotti in ISPRA? Sono letti? Sono visti? Cerchiamo di essere consapevoli di questo, perché sono state impegnate migliaia di ore uomo nella realizzazione di quei prodotti. È stato il contribuente che ha pagato gli specialisti che hanno fatto quei prodotti. Li abbiamo pagati noi quei prodotti. Servono? Li stiamo utilizzando? In sintesi, e qui cito il Presidente, operare una contaminazione delle attività dei gruppi di lavoro, reti di referenti, con quelle specifiche di ISPRA. Questo è quello che ci ha raccomandato il Presidente proprio quando ha fatto la prima riunione del tavolo tecnico ISPRA, che avrete capito è formato appunto dalle coppie di coordinatori delle 7 aree tecniche. Adesso guardiamo le sfide per ISPRA, tra ISPRA e le agenzie regionali e delle province autonome. De novo, migliorare la capacità di ascolto e di dialogo. Spesso ci sono dei toni sopra le righe nel dialogo tra ISPRA e le agenzie, anche dovute a motivazioni giuste. Bisogna imparare a parlare meglio, ad ascoltarsi meglio. Realizzare, e qui ancora una volta cito il Presidente, un cambio di strategia nella governance del sistema rispetto al passato, in quanto risulta necessario confrontarsi e concorrere con poteri equivalenti. E per far ciò, ha detto a suo tempo il Presidente, mi affido alla capacità della nuova compagine del tavolo tecnico, in cui, ripeto, convivono esperienze, diciamo, che hanno
già una grande consapevolezza del sistema perché hanno una lunga frequentazione, con invece colleghi nuovi che devono dare in qualche modo appunto un vento di freschezza a questa nuova strategia di governance. Io stesso sono nuovo, lo dico francamente, ero totalmente fuori dalle attività di questo sistema, ne sapevo pochissimo, sto imparando e ancora faccio fatica a capire la complessità del meccanismo. Altra sfida tra ISPRA e le ARPA APA, governare le forti disomogeneità quantitative e qualitative tra le diverse ARPA APA, ripeto, Lombardia e Basilicata sono due realtà completamente diverse. Favorendo e coordinando processi di cooperazione e di collaborazione orientati alla riduzione delle differenze del rispetto delle specificità territoriali. E questo è uno dei motivi per cui noi andiamo a visitare le ARPA e scopriamo che anche in alcune ARPA in cui uno non crede ci sono delle eccellenze. Mi viene in mente per esempio il laboratorio in Campania, no? Magnifico, che può servire quindi, come dire, da riferimento per l'intero sistema. Però bisogna andare a vedere, bisogna parlare, bisogna ascoltare soprattutto, soprattutto ascoltare. Ancora sulle sfide per ISPRA, tra ISPRA e gli altri soggetti politico-istituzionali. Quindi prima era una sfida all'interno di ISPRA, poi tra ISPRA e le ARPA, adesso tra ISPRA e gli altri soggetti politico-istituzionali. De novo, migliorare la capacità di ascolto e di dialogo, scusate l'insistenza. Migliorare la visibilità delle attività e dei prodotti del sistema e la loro fruibilità. Realizzare un più attivo coinvolgimento delle attività del sistema del Ministero dell'Ambiente. E questo, mi diceva il Presidente, è stato assimilato e quindi è un, come dire, uno sforzo che è ben presente ai vertici dell'Istituto. Ma cito il programma, quindi era ben consapevole, non mi invento nulla, era ben consapevole il sistema di questa criticità e della necessità di questa sfida. Realizzare forme di stabile rapporto tra il sistema e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, cioè il sistema delle agenzie, il Ministero, le regioni e le province autonome devono parlarsi, devono coordinarsi meglio, devono integrarsi in maniera tale che non ci siano quelle diseconomie per cui magari si intraprendono dei percorsi a livello di sistema delle agenzie che poi, guarda caso, non vengono invece fruite adeguatamente dalle regioni o dal Ministero o comunque, diciamo, da chi poi ha la potestà amministrativa per poter realizzare e completare dei percorsi. In sintesi, e finisco, e mi piace citare Nicola Greco, non so se qualcuno di voi lo conosce, è un giurista non vedente che è venuto a mancare da poco, progredire da una modalità di espressione autoritativa e orientata all'opacità, se non alla segretezza, del processo di definizione della decisione formale a un processo che ponga in evidenza le esigenze di informazione, consultazione e trasparenza ai fini di pervenire a processi condivisi e quindi a un consenso di fatto nell'esercizio delle pubbliche funzioni. Il testo da cui ho preso questo è un bellissimo testo, il titolo è Costituzione e regolazione, interessi, norme e regole sullo sfruttamento delle risorse naturali. E io ho finito. Adesso non lo so se ci sono i colleghi del tavolo tecnico, se ci sono colleghi che vogliono fare domande, direi apriamo il campo alle osservazioni. Prego. Lasciate perdere.